Gli inconvenienti della diretta. Allora, tocca anche a me portare un'esperienza e sono sempre felice di poterlo fare quando, insomma, quando vengo invitata, partecipo, impegni permettendo molto volentieri. E faccio parte di chi insieme a, diciamo, coloro che hanno superato il concorso di magistratura si è preparata alla crescente, ha sostenuto tutte le prove obbligatorie e facoltative della scuola e ha acquisito un metodo che credo sia la cosa essenziale che possa permettervi poi di affrontare qualsiasi prova e qualsiasi scelta professionale intendiate conseguire sia dopo il percorso universitario che dopo un master professionalizzante come quello che sta per partire ed è qui presentato oggi. Anch'io ho frequentato questa università e ricordo perfettamente che, come dire, durante quegli anni lo scopo era un po' quello di, come dire, prepararsi ad ogni esame, senza una visione d'insieme, ma cercando come dire, il prima possibile e, con il miglior risultato possibile di, terminare il percorso di studi. Cercando di ipotizzare cosa potesse succedere dopo e cercando di proiettarmi sempre in avanti. Serviva un po' essere portati per mano, di questo sono convinta, e quindi ho trovato, diciamo, la mia dimensione nella scuola di specializzazione. È stata una scuola di specializzazione, spalmata su 2 anni, impegnativa, e io personalmente l'ho vissuta, diciamo, non al 100%, ma forse al 150%, nel senso che al mattino frequentavo lo studio legale dove ho deciso comunque di svolgere la pratica a Milano, e al pomeriggio tutti i giorni c'erano lezioni ed esercitazioni. Quindi diciamo, la nuova struttura del master vi permette sicuramente di, come dire, di affrontare anche più serenamente il percorso di preparazione sia per il concorso che per l'esame e di svolgere anche, abbiamo detto, altre cose, di dedicarvi anche ad altre attività. La cosa fondamentale è sicuramente la motivazione, riagganciandomi a quello che, insomma, che hanno detto sia la dottoressa Cappello che l'avvocato Saronni. Però la motivazione da sola non basta, ci vuole una preparazione molto solida e soprattutto un metodo che purtroppo o per fortuna, diciamo così, da soli non possiamo acquisire solo durante il percorso universitario. Quindi è necessario cercare di tradurre tutto ciò che abbiamo acquisito nel nostro percorso universitario, di metterlo in atto e soprattutto, perché sono abbastanza pratica, di metterlo per iscritto. Cioè, noi siamo chiamati poi sia al concorso che all'esame di abilitazione, per come è stato sinora strutturato ante-Covid, di mettere comunque per iscritto, di tradurre tutti i principi che abbiamo studiato. E l'unico modo per farlo è esercitarsi e mettersi alla prova di continuo. Quindi, nel momento quando frequentavamo la scuola, oltre alle prove obbligatorie, facevamo anche quelle facoltative, perché era un'occasione, anche per fare, diciamo, autovalutazione, per sottoporsi all'esame di esercitatori competenti, per capire a che punto della preparazione, sia in vista del concorso che in vista dell'esame, fossimo in quel momento. Anch'io, come la maggior parte, credo quasi tutti coloro che hanno frequentato durante il biennio che ho frequentato io, non abbiamo avuto problemi diciamo, nel superamento dell'esame di Stato, perché, come diceva anche il professore, il livello di preparazione che aveva la scuola prima e che adesso avrà il master, è un livello molto alto, ma molto alto per forza di cose, perché i livelli al concorso sono molto alti e anche l'esame di abilitazione, cioè partecipano ogni anno cioè migliaia di candidati, è necessario fare una selezione, cioè solo i migliori possono andare avanti ed è così, quindi non dovete porvi nell'ottica di
minimizzare il rischio di bocciatura all'esame di abilitazione e minimizzare comunque, come dire, un'alea che è altissima al concorso. Quindi se la vostra motivazione è forte ed è accompagnata da una preparazione e un'esercitazione continua, non necessariamente supererete il concorso, ma ci sono tantissime opportunità. La professione forense è una di queste, ma ci sono anche i concorsi nella pubblica amministrazione, concorsi dirigenziali, cioè uscirete da questo master con un set di possibilità che potrete poi valutare. Cioè, se voi vi preparate per superare l'esame, come dire, il concorso più complesso che richiede la preparazione più alta, chiaramente affronterete gli altri con una serenità e con una, come dire, con maggiore agio rispetto ai candidati che affrontano invece come obiettivo solo la preparazione di un determinato concorso. E poi volevo, riagganciandomi a quello che ha detto l'avvocato Saronni, portarvi anch'io l'esperienza, diciamo, della professione, cioè, o meglio, l'esperienza della scuola portata e calata nella professione. Quello che mi ha dato la scuola è stato avere una visione di insieme che non fosse limitata a quello che, come dire, che avrei ogni giorno durante la pratica forense acquisito. Perché specialmente un determinato tipo di studio, sia, diciamo, lo studio boutique che lo studio internazionale strutturato un po' come, diciamo, come un'azienda, ragionano ovviamente in termini di come dire, produzione di risultato, ok? Quindi non si concentrano sulla formazione, il consolidamento di quanto avete appreso all'università, cioè voi dovete arrivare lì già pronti, già pronti a buttarvi nella mischia, ok? E per essere preparati, per essere selezionati, perché solo i più bravi vengono selezionati, dovete avere con voi, portare con voi un bagaglio non solo di conoscenze, ma di competenze forte. Le competenze si acquisiscono esercitandosi, mettendosi alla prova di continuo. Queste competenze si acquisiscono soltanto con una formazione post-universitaria, quindi un percorso che deve essere completato necessariamente attraverso una fase intermedia, che prima era la scuola di specializzazione e adesso è il master. E l'ultima cosa, poi mi taccio, è questa. Non precludetevi nessuna possibilità. Io ero seduta esattamente dall'altra parte, una decina, 12 anni fa più o meno, e ho trovato sostegno e conforto anche nelle mie compagne. La motivazione di poter avere anche questo tipo di opportunità è importante, e soprattutto lo studio libero individuale funziona in rarissimi casi. È solo quando siamo, come dire, costretti a sederci e a mettere la penna sul foglio che siamo, come dire, obbligati a prepararci davvero. Quindi le prove, tutte da fare assolutamente, anche quelle facoltative. E esercitatevi adesso per poter poi affrontare serenamente qualunque prova sia poi nel vostro percorso. Tutto qui. Grazie, grazie. Sono andata un po'.